Prosperino Righetti, l'Ausonia Pescantina riprende per il 2014 con delle fila ancora più ambiziose. Spero quest'anno sia un anno migliore soprattutto per gli allievi, perché abbiamo una squadra che dovrebbe vincere e spero io ho già prenotato, l'ho detto da scherzo prima, l'aereo per la Spagna per andare ai mondiali. Spero che ci sia minimo uno dentro come quest'anno, che abbiamo portato con Fedeli ai mondiali e ha fatto una bellissima corsa, è stato sfortunatissimo, salto della catena a 2 chilometri d'arrivo, è stata una roba bestiale, diciamo, ma comunque ci siamo portati bene. Alessandro Fedeli, dopo un 2013 da rivelazione, quest'anno l'anno della verità. Sì, dai, è stato un bel anno sicuramente, è partito un po' tranquillo, però dopo ovviamente sono arrivati grandissimi risultati con la partecipazione al mondiale. Rispetto all'anno scorso sono partito più regolare come preparazione invernale e quindi, dai, speriamo fin da subito rispetto all'anno scorso, perché quest'anno vogliamo dimostrare ancora di più. E sappiamo che possiamo farlo, abbiamo una grande squadra e gli obiettivi sono i soliti, grandi traguardi importanti e per Scaramanzia, dai, non parliamo. Il mondiale di Ponferrada si correrà, dicono tutti, su un percorso molto veloce, ma Alessandro Fedeli ha fatto vedere di andare bene in salita, ma non solo, quindi potrai anche adattarti. Speriamo, allora sicuramente ho sentito anch'io che il circuito di Ponferrada non è impegnativo come Firenze, però bisogna adattarsi perché sicuramente è la gara più importante della carriera che può arrivare fino adesso ci potrebbe essere, e sicuramente bisogna arrivare molto preparati, molto decisi e niente è impossibile. Davide Formolo, neo professionista della Cannondale e già rivelazione, il 2014 è partito molto bene per te e oggi è un giorno speciale, oggi sei tornato alle origini. Sì, è sempre bello tornare alle origini, diciamo, visto che ho fatto molti anni in questa squadra, che devo ringraziare perché grazie a loro ho preso la passione che poi non ho più abbandonato. Grazie a questa passione sono riuscito a diventare professionista e vediamo, speriamo di avere ancora una carriera lunga davanti. Guardarsi indietro, vedere quella maglia bianco e gialla, che emozioni ti dà e cosa pensi? Mi sembra di vedermi un sognatore, vedo molti bambini sognatori come ero io. Auguro anche a loro di riuscire a diventare professionisti o almeno di realizzare i loro sogni, quello che vogliono fare nella loro vita.